rieccoci, bentornati a un'altra entusiasmante puntata di Sfida Vincente. Questa sera il fil rouge della trasmissione sarà l'informazione, perché occorre assolutamente informare per formare nel modo corretto. Qui abbiamo alcuni esponenti, appunto come sempre, piemontesi, che appunto ci racconteranno qual è la loro esperienza, sia imprenditoriale, sia di start-upper, sia in rappresentanza di enti molto importanti della provincia Granda. Questa sera abbiamo qui con noi Claudio Rosso, lui è imprenditore agricolo e anche rappresentanza di Radio Alba. Ben arrivato Claudio. Buongiorno. Buonasera. E abbiamo la dottoressa Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo. Buonasera Giuliana. Buonasera. Abbiamo Maurizio Oisfi, startupper di Shielder. Buonasera Maurizio, che è qui accompagnato dagli altri due fondatori della società che abbiamo appunto dietro, che sono Gabriele Peretti e Omar El Hamdani, spero di averlo pronunciato correttamente. E poi abbiamo un altro startupper, lui è Claudio Petrarulo, CEO startupper di Improving Me. Buonasera. Ben arrivati a tutti, buona serata. Ma partiamo subito con Claudio. Claudio, ci racconti un po' prima la storia appunto della tua azienda agricola, poi magari vediamo la parte di Radio Alba. Sì, per la mia formazione agricola, vitivinicola, nel senso che ho fatto la scuola zoologica di Alba e ho portato avanti l'azienda assieme alla mia famiglia, ho costituito nel frattempo un'azienda vitivinicola mia, prima che venisse l'occasione di fare questa esperienza differente ma molto interessante. La cosa curiosa è che quando io ero bambino giocavo a fare l'editore, quindi alla fine si vede che c'era già... Sì, questo che vedete per esempio è un libro che ho scritto sulla vinificazione con metodologie biologiche, deriva appunto dal mio percorso agricolo, altresì la ceppa artigianale tradizione piemontese, perché mi sono appassionato anche a questo aspetto un po' meno conosciuto degli aceti artigianali di qualità. Certo, la tua famiglia era già nel settore? La mia famiglia è sempre stata nel settore vitivinicolo, mentre quella di mia moglie è quella da cui deriva l'esperienza della radio. Antonella Levi è la sorella del fondatore della radio ed è stato così che a un certo punto mi sono impegnato anche in quel settore. Certo, quale ti dà più soddisfazione dei due? Vabbè, adesso la cosa che mi appassiona di più è questa della radio, perché è una cosa nuova e quindi è interessantissimo, è una novità dell'ultimo anno e mezzo. Poi ovviamente a me piace tantissimo l'agricoltura, io sono appassionato di biologia in genere, però la radio mi dà l'opportunità di essere assieme a un gruppo di giovani molto bravi, molto affiatati, e assieme a loro costruire delle cose, quindi anche per questo, insomma, certo. C'è un aspetto di gruppo molto bello. Tornando all'azienda agricola, quali sono i principali vini che producete? Immagino sia nelle Langhe, no? L'azienda è nelle Langhe, con la produzione dei vini principali, dal Barolo al Barbera al Dolcetto. Quest'anno stiamo mettendo a punto anche uno spumante, visto che ormai è la moda, quindi per Natale ci sarà lo spumante, torneremo a trovarvi per offrirvelo. E sicuramente il territorio delle Langhe del Roero rappresenta sotto questo punto di vista veramente anche una sfida vincente, perché immaginare già solo quando io ero ragazzino che cos'erano le nostre colline e che cosa sono diventate oggi è veramente interessante. Gli agricoltori che ieri stavano nel loro cortile di casa oggi girano il mondo con la valigia a vendere il vino dagli Stati Uniti al Giappone. Questo lo fate anche voi? Sì, certamente. Vendete più in Italia o all'estero? Ma ormai ci si è spostati molto sull'estero. Il mercato italiano è più complesso, articolato, altre regioni italiane si sono organizzate in questo tempo, in questi anni, e quindi è importante ormai affrontare i mercati esteri e ci sono molte opportunità per farlo. Ovviamente sono privilegiati quelli che conoscono le lingue, che sanno farlo, ma non è detto, perché i nostri vini sono riconosciuti come vini di qualità eccellente un po' dappertutto. Avete qualche certificazione particolare? Sul vino? Sì. Beh, a parte i vari marchi aziendali, esiste la certificazione che si vede sulla fascetta che c'è al collo della bottiglia, che è oggi affidata a un ente che si chiama Valore Italia, ed è un meccanismo di controllo veramente serrato
che ha praticamente fatto sì che non ci sia più frode nelle nostre zone, perché il mondo del vino è sempre stato, ha sempre avuto dei problemi grossi sotto questo punto di vista, le frodi, ricorderete lo scandalo del metanolo, tutte queste faccende qui. Questo sistema di certificazione, che non è solo per il Piemonte, è un meccanismo europeo che l'Italia ha recepito e che poi in Piemonte e in particolare da noi è stato recepito nel modo più rigido, se vogliamo, perché abbiamo il sistema delle fascette, ha fatto sì che la frode sia scomparsa. C'è forse un po' più di burocrazia in più, ma questo credo sia proprio un caso in cui questa burocrazia vale si possa sopportare, vale la pena. La certificazione di questi prodotti è fondamentale per andare all'estero. Assolutamente sì. Stiamo parlando di OP, di OCG. Beh, di queste DOC, sono le denominazioni di origine. Le denominazioni di origine sono nate negli anni 60-70 fino all'inizio degli anni 80 ed erano dei meccanismi per cui si delimitava un territorio, si faceva un disciplinare e quindi si indicava un certo vino con il suo nome e con le sue regole. Questo meccanismo di certificazione è addirittura un meccanismo dove invece io dichiaro quanti chili di uovo prodotto, quanto vino ne è derivato. È ancora un passaggio. Questo è il bello della diretta. Dopo. Volevo spegnerlo, ma non sono riuscito a spegnerlo. È ancora il passaggio successivo. Quello che dici tu delle DOC e DOCG, che a livello europeo si chiamano ormai tutte DOP, è un percorso che era già avvenuto prima. Era già avvenuto prima, che comunque permette la tracciabilità poi di tutta la filiera, no? Sì, il prodotto, adesso il campo, tutte queste tavola. Cose messe assieme, addirittura su certe bottiglie voi vedete quelle finestrelle. È ricercatissimo Claudio. Non so come si spenga, perché poi qualcuno mi insegnerà. Come... Possiamo darlo magari ai giovani. Ecco, bravo, come si spegne il telefono. Dunque, cosa stavo dicendo? Ecco, potete vedere su delle bottiglie quei quadratini dove si può appoggiare, sì, appunto il QR code. Esatto, queste cose che qui. Riporta, ti può riportare addirittura alla particella della vigna. Ho capito. Questa meraviglia. Complimenti. Dottoressa Giuliana Cirio, dicevamo prima, direttore di Confindustria Cuneo, ovvero il sistema confindustriale che racchiude tutte le nostre bellissime aziende della provincia di Cuneo. Ci spiega un pochino meglio di cosa si occupa la vostra associazione e come opera poi nel territorio? Beh, Confindustria Cuneo è la più storica, la più vecchia e tradizionale delle associazioni datoriali e parliamo di associazioni che costituiscono i famosi corpi intermedi. Che cosa sono i corpi intermedi? Sono degli enti che rappresentano degli interessi e che quindi si pongono tra il cittadino o l'impresa in questo caso e chi ci amministra. La funzione di Confindustria è quella principalmente di rappresentare gli interessi delle imprese. È un sistema che comprende più di 100 territoriali, cioè di sedi decentrate nella provincia, alcune sedi regionali, ed è un sistema che via via ha iniziato a rappresentare le imprese dalle più grandi, dalle più storiche e tradizionali, tipo la Fiat, a sempre quelle di minori dimensioni, tipo le medie imprese, tipo anche le microimprese. Quindi è una rappresentanza che è diventata a tutto tondo sul sistema economico italiano. Confindustria, oltre a rappresentare gli interessi, partecipa ovviamente ai tavoli legislativi, cioè è presente tutto dove vengono prese le decisioni che poi si ripercuoteranno sul sistema produttivo. Oltre a questo affianca un'attività importante di servizi, cioè ha una rete di consulenti che affiancano, che supportano le imprese in tutti i settori dell'attività sia produttiva e sia di servizi. Certo, beh, insomma a 360 gradi proprio, no? Quindi l'impresa si sente seguita anche in tutte quelle che sono le proprie attività ordinarie, no? Perché esattamente. So che fate corsi di formazione, avete degli esperti consulenti per tutte le materie poi, no?
Esattamente, hai riassunto molto bene la nostra funzione, quello che vogliamo essere e un punto di riferimento, perché purtroppo il sistema della rappresentanza nell'ultimo periodo ha subito una impopolarità abbastanza pesante, perché abbiamo avuto, come anche nella politica, come in tutte le istituzioni, un po' un disamore sia delle imprese sia dei cittadini verso chi la rappresenta. Uno dei nostri compiti è proprio quello invece di riavvicinare le imprese al sistema della rappresentanza, perché crediamo che soltanto facendo squadra, soltanto unendoci, noi possiamo veramente far sentire a chi ci governa, a chi prende le decisioni sui tavoli importanti, quant'è importante il sistema produttivo e il sistema dei servizi del nostro paese. Assolutamente, noi lo diciamo sempre a Sfida Vincente, l'unione poi fa la forza alla fine, no? Quindi se poi tutti si uniscono, alle imprese si danno anche una mano, poi alla fine l'una con le altre, no, può essere vantaggioso per tutti. Quante sono le imprese associate della provincia di Cuneo, Confindustria Cuneo? Sono più di 1000, di tutte le dimensioni, dalla microimpresa, appunto, come dicevamo prima, alla grande multinazionale. Come Confindustria Cuneo noi abbiamo l'onore di rappresentare la prima industria italiana come dimensioni, che è la Ferrero e che, come tutti sanno, ha sede ad Alba. Rappresentiamo anche tutti i settori produttivi, sia il manifatturiero e sia l'industria del terziario e dei servizi, e insomma i comparti più pesanti, più importanti del nostro sistema sono sicuramente quello della meccanica, soprattutto i mezzi agricoli, che in provincia di Cuneo vedono delle certo. eccellenze europee e mondiali, il sistema dell'agroalimentare, quindi la trasformazione dei prodotti, e poi il sistema anche dell'industria più pesante, la chimica, gomma plastica, l'industria dei metalli e tutto un indotto di industria impiantistica che è nata intorno a questi comparti più tradizionali. Vorrei sapere da te qual è lo stato di salute delle nostre imprese, diciamo, piemontesi oggi, però lo facciamo subito dopo un po' di consiglio per gli acquisti. Rimanete lì. Bene, cari amici, rieccoci. Dottoressa Cirio, lo stato di salute delle nostre imprese piemontesi? Beh, siamo piuttosto ottimisti, perché gli ultimi dati consolidati che noi abbiamo ci dicono che la produzione industriale sta crescendo via via nel secondo trimestre del 2017, che appunto rappresenta il periodo in cui abbiamo dei dati più certi. Vediamo un aumento della produzione in tutti i comparti che si attesta intorno al 3%. Questa è un'ottima notizia e si porta dietro l'aumento di altri indicatori importanti, tipo il carne ordini delle aziende, tipo le previsioni sugli investimenti, tipo il credito bancario, e quindi è una situazione di moderato ottimismo sulla produzione industriale. Il Piemonte però purtroppo è l'unica regione del nord Italia a registrare invece un calo dell'occupazione. È un dato assolutamente in controtendenza rispetto al sistema paese, è un dato che vede scendere di alcune unità il numero degli occupati, soprattutto delle donne e soprattutto dei giovani. Quindi diciamo, se siamo molto ottimisti sulla produzione industriale, sull'espansione, siamo molto ottimisti sull'export, che ha fatto registrare nei primi mesi del 2017 una crescita addirittura dell'11% sull'export nazionale, quindi un dato assolutamente positivo. Sì. In controtendenza siamo preoccupati per la prospettiva occupazionale. Su questo, insomma, attendiamo delle politiche, soprattutto il taglio del cuneo fiscale per i giovani, che ci aiutino a limitare questo problema. Assolutamente sì, perché poi quando si parla di occupazione giovanile, voglio dire, è un dato fondamentale, no? Perché poi i giovani sono il nostro futuro, quindi se mancano loro, voglio dire, manca il futuro di conseguenza. Dottoressa, è facile secondo lei ottenere dei finanziamenti ad oggi per queste imprese che, insomma, conosce, con cui ha contatto tutti i giorni? Beh, se parliamo di credito bancario, diciamo che l'introduzione dei parametri molto rigidi di Basilea e di tutti i rating che ne conseguono hanno reso abbastanza difficile il rapporto di partenariato tra l'impresa e la banca. È un problema che si registra da alcuni anni, è un problema
sul quale lavoriamo proprio come associazione di categoria per rendere il rapporto tra finanziatore e finanziato un rapporto più stretto, più sereno di quanto possano esserlo degli sterili numeri che definiscono sì. la qualità dell'impresa come ente destinatario di credito. Quindi dal punto di vista del credito è molto differenziata la situazione secondo i comparti. I numeri, appunto, dicevamo, del rating purtroppo penalizzano settori in difficoltà, tipo il settore edile che fatica tantissimo a ottenere credito, premiano invece dei settori che più tradizionalmente sono consolidati, tipo il settore dell'alimentare. Quindi è una situazione molto variegata. Devo dire che è molto interessante la possibilità da parte delle imprese di ricorrere a strumenti di finanziamento che non sono il credito tradizionale e che sono consentite dalle nuove norme. Ad esempio parliamo di mini bond, parliamo di private equity, parliamo anche di interessanti piattaforme online grazie alle quali le imprese possono ottenere molto velocemente, molto agevolmente credito, non per importi ovviamente altissimi, ma con diciamo una procedura autorizzativa molto, molto snella. Molto snella. Vorrei sapere dallo startup per imputata con noi questa sera, che in realtà sono arrivati in tre, no? Loro si sono inventati Shielder, che è appunto una società specializzata in consulenza in tematiche di sicurezza informatica, hacking e sviluppo web e mobile. Quindi diciamo che legato al fil rouge della tematica della serata e l'informazione, assolutamente per voi è un passaggio importante. Sono tre: Maurizio, Omar e Federico e Gabriele. E mi piacerebbe sapere, che poi questa è una delle mie domande preferite, come nasce l'idea? Chi me lo spiega? Beh, spiegherò io. L'idea in realtà è nata molto semplicemente, nel senso che io mi sono appassionato in prima persona di sicurezza informatica, che fondamentalmente è valutare la sicurezza di un sistema, che può essere un telefono, piuttosto che un sito web, piuttosto che un computer o un server. Ho passato molto tempo a studiare sicurezza informatica ad autodidatta, dopodiché ho parlato con Omar, che è qui presente. Lui è studente di giurisprudenza e abbiamo, diciamo, l'argomento del discorso è stato: a me piace molto questa cosa, vorrei farla diventare un lavoro, so che la sicurezza informatica è semplicemente sicurezza delle informazioni, tu ti occupi di legge, uniamo le nostre competenze e proviamo ad aprire un'azienda che si occupi di queste tematiche. La sua risposta è stata da subito sì, senza neanche muovere un ciglio. Pensarci un attimo. Dopo pochi giorni ne abbiamo parlato anche con Gabriele e da questo è nato il nostro progetto, diciamo. Ecco, il nome che cosa significa? Il nome, diciamo che è un po' un termine inventato, perché deriva da shield, che sarebbe scudo in inglese. Shielder sarebbe coloro che scudano, scudieri, quindi, diciamo, scudiere digitale. Alla protezione, alla sicurezza, esatto, quindi scudare un po' le informazioni. Esatto. Come siete organizzati? Internamente siamo organizzati principalmente in due settori, uno si occupa appunto di sicurezza informatica e del settore di cui io sono responsabile, e l'altro si occupa di sviluppo, quindi applicazioni, siti web e altri diciamo applicativi, software di questo tipo, di cui se ne occupa principalmente Gabriele. Omar invece si occupa più della parte, diciamo, amministrativa dell'azienda e di ricerca clienti. Certo, abbiamo sentito parlare prima di finanziamenti, no? Voi li avete trovati, avete fatto tutto in proprio, insomma, anche perché questa per le start-up è sempre una tematica molto delicata, no? Quindi come avete trovato la finanza per partire? Mi piacerebbe che questa domanda potesse rispondere sì? Omar. Prego, Omar. Allora, ciao a tutti. Ben arrivato. Ti ringrazio. Ma tendenzialmente, per fortuna, il nostro è un settore nella quale finanziamenti non sono serviti, ovvero siamo partiti con 50 euro di investimento, che è stato il costo di aprire fisicamente la prima partita IVA, ed è quello è stato il nostro unico investimento. Poi, dopodiché, siamo passati SRL e abbiamo fatto tante altre cose, ma a livello invece di finanziamenti non abbiamo avuto troppe possibilità, ovvero accesso al credito e simili. Nell'ultimo periodo abbiamo visto che invece le cose stanno cambiando e cominciano ad esserci associazioni che permettono di fare da garante per coloro come noi che non avrebbero possibilità di poter accedere, certo, al credito, quindi semplificando l'accesso al credito anche agli imprenditori under 30. Tendenzialmente non è stato un settore in cui siamo stati fortunati, dove non c'era bisogno di grossi quantitativi di denaro per poter iniziare. Un computer, una partita IVA e
una sedia e poi i primi clienti al bar, è quello che esce. Beh, assolutamente. Ma quanti anni sono passati da quando è nata l'idea, a quando poi vi siete ritrovati, insomma, avete messo su questa scrivania, questo tavolo, questo computer? Ma ormai sono passati 3 anni. Inizialmente siamo partiti che non avevamo neanche la partita IVA, poi abbiamo deciso le prime partite IVA, i primi soldi da parte, abbiamo investito per prendere l'ufficio più grande di quello che potevamo permetterci, sperando che i clienti pagassero. Ci è andata bene. Hanno pagato. Dopo l'ufficio siamo riusciti a mettere i soldi da parte per aprire l'SRL, dopo l'SRL siamo riusciti a mettere i soldi da parte per assumere i ragazzi e ogni semestre è stato un piccolo upgrade di questo tipo. Cioè, oggi quanti siete, quindi? In tutto siamo in 8. Certo, siamo stati abbastanza fortunati. Un bel numero, quindi insomma voi 3 che gestite un po', per come mi hai detto tu e prima, gli altri che avete nelle foto lì. Che vediamo appunto nelle foto, che è il vostro team, sì, sostanzialmente. Sì, sì, sì. Quanti clienti avete più o meno? Ma non abbiamo tanti clienti, tendenzialmente sono più che altro tanti partner, ovvero noi lavoriamo come terzisti per diverse società che rivendono i nostri servizi. Non possiamo, la nostra tipologia di cliente, soprattutto per la sicurezza, il cliente è la grossa impresa. Non abbiamo tutte le specifiche dovute entrare nella grossa impresa ad oggi, ovvero un fatturato di diversi milioni di euro, un'assicurazione e tante altre belle cose. Quindi di solito siamo quelli che chiamano le aziende invece che possono permettersi di partecipare alle gare d'appalto, per fare poi i lavori che vincono. Certo, però qui in puntata abbiamo un altro start-upper, lui si chiama Claudio Petraruro ed è il CEO e appunto il start-upper creatore di Improving Me, che è appunto questa società che ha come claim questo prenota le tue migliori esperienze sportive, no? Che cosa significa, Claudio? Esatto, allora, io parto da un'esperienza personale di maestro di sci, quindi facendo lezione mi sono accorto che c'era il vero problema, che il maestro di sci non è prenotabile online. Andando poi dopo a cercare di scoprire il motivo, in realtà è tutto dovuto a un problema di informatizzazione dei sistemi, perché molto spesso ci troviamo a lavorare con delle scuole di sci che hanno un sistema gestionale, però è risalente agli anni 90 principalmente, quindi tutte le parti che riguardano la prenotazione online e l'acquisto appunto di corsi e di lezioni rimane un po' indietro, non è studiato il loro sistema per andare online. E parlando con diversi miei allievi è venuto fuori questo problema che abbiamo deciso di risolvere e quindi è nata Improving Me, che adesso ha fatto le ultime 2 stagioni invernali solo sullo sci, che ci ha permesso di avere 3-4 mesi di utilizzo e gli altri mesi restanti di sviluppo e di confronto con le segretarie delle scuole e degli utilizzatori. E da quest'anno faremo in modo di spingere molto di più il nome perché avendo una base consolidata adesso di database di lezioni, stiamo parlando di più di 400 maestri registrati tramite le scuole. E solo l'anno scorso abbiamo gestito 150.000 ore di lezione divise principalmente tra Piemonte e Valle d'Aosta, adesso siamo in grado di aprire la prenotazione online. Certo, Improving Me, che sta per? È un gioco di parole, un'allitterazione, quasi come fa loro. Noi siamo partiti dallo sci, però vogliamo arrivare a tutte le esperienze sportive e nell'ambito dello sci, come in tutte le esperienze sportive, c'è il miglioramento, andare a fare lezione. Quindi Improving Me sta proprio per migliorare me stesso tramite lezioni piuttosto che. Bello. Volevo chiederti come siete organizzati, insomma, logisticamente, in quanti siete, se vi siete suddivisi un po' i compiti, ma questo te lo chiedo, insomma, mi risponderai subito dopo un po' di pubblicità. Rimanete lì. Cari amici, rieccoci, bentornati. Claudio, come siete organizzati? In quanti siete e di cosa vi occupate nel dettaglio ciascuno di voi? Ecco, le vostre mansioni principali. Cerchiamo di essere il più leggeri possibile. Quindi teniamo un core team di 2 persone che ci occupiamo principalmente di sviluppo e di assistenza. E quando invece abbiamo bisogno di progetti un po' più complessi per implementare delle funzioni, piuttosto che ci avvaliamo a dei consulenti esterni, adesso non abbiamo mai lavorato con loro, però la logica è che
lo sviluppo piuttosto che qualche consulenza legale o comunque non interna alle nostre competenze, l'andiamo a cercare al di fuori del team, proprio perché essendo comunque in una fase ancora iniziale rispetto a quello che vogliamo che diventi il nostro progetto. Perché sono passati quanti anni dall'idea? Allora, quest'inverno sarà la terza stagione di attività. Come sfida vincente, terza stagione di sfida vincente, si è andati insieme. Più o meno. Più o meno. E, con la differenza che questa sarà l'ultima stagione che faremo solo sullo sci, proprio perché vogliamo dare un'accelerata e un cambio di marcia. Il fatto di lavorare sullo sci appunto ci ha permesso di lavorare un po' più tranquillamente, anche se purtroppo nel periodo delle vacanze di Natale ovviamente avevamo... Il periodo di picco, immagino, esatto, no? Avevamo mille problematiche che siamo riusciti sempre a superare, e, per cui faremo conto di implementare il team quando ci sarà bisogno con le giuste, con i giusti metodi. Anche voi siete partiti con un computer, una scrivania e basta? Sì. Finanza propria? Sì. O insomma, siete riusciti a trovare Capital? Non c'è stato bisogno, perché il nostro obiettivo è quello di avere una piattaforma di vendita. Ci piace dire, per semplificare, che vogliamo essere una specie di Booking per i servizi. Però per farlo abbiamo bisogno di un database sempre aggiornato in tempo reale, e il nostro metodo per arrivarci è quello di fornire un software gestionale in questo momento alle scuole sci, per cui le scuole sci ci pagano giustamente il servizio e noi siamo in grado di autofinanziarci in questo modo. Il primissimo step non è stato quello di cercare fondi dopo aver mostrato l'idea in giro, ma è stato quello di trovare dei clienti. Quindi una volta assicurati delle scuole che avevano interesse proprio a migliorare il loro approccio nei confronti dei loro allievi, allora a quel punto abbiamo iniziato lo sviluppo e ce lo siamo autofinanziati. Certo, beh, complimenti insomma, no? Chapeau, come si dice. Passiamo all'altro Claudio, ritorniamo a Claudio. Ci racconti l'esperienza di Radio Alba, che è una radio storica, no? Sì, sì, torniamo in un mondo che sembra quello della generazione precedente, no? Rispetto a quello che raccontano questi amici. Però la radio sta ritornando abbastanza in auge, perché è uno strumento tradizionale ma sempre interessante, sia per la musica che per le notizie, che ha questa capacità anche di adattarsi all'automobile, alle situazioni del mondo di oggi. Quindi Radio Alba nasce nel 1976, quando finisce il monopolio di Stato della RAI, nascono le cosiddette radio libere, nasce un momento di grande euforia, radio in tutta Italia, di cui tra l'altro la prima era Abra, qui anche in Piemonte, una delle primissime perlomeno, nasce anche Radio Alba. Ed è stato un periodo bello, quello lì sicuramente, io ero piccolino ma me lo ricordo, c'era poi questo Profumo di ricordi, che era una trasmissione con cui ci si mandava le canzoni, i fidanzatini. Sì. Che è epico, tant'è che per strada chiedi ad Alba Radio, ah sì, Profumo di ricordi. E quindi a un certo punto però siamo arrivati a 2 anni fa, quando siamo in una situazione dove ormai le radio piccole di paese si sono unite ai grandi network nazionali, e quindi molte hanno chiuso, qualcuno lo ha fatto anche recentemente a Fossano, ad Asti, Prima Radio ha chiuso. E quindi si trattava di capire, insomma, cosa facciamo qua, si cede tutto a qualche network oppure teniamo viva questa cosa che io ritengo essere anche un po' un patrimonio della nostra zona. Beh, certo, della nostra città. Allora abbiamo preso questa decisione, fatto i nostri conti. Bisogna dire che questi conti li abbiamo potuti fare perché viviamo in una città, in un territorio che ha una capacità economica di sostenerci. Perché queste radio vivono di pubblicità o di rubriche fatte con gli enti. E quindi c'è stato questo aspetto positivo, che noi siamo in una zona dove c'è una
certo, la radio riconosciuta, ma anche una certa capacità di poterci dare una mano. E allora siamo ripartiti dal gruppo di lavoro che c'era precedentemente, sono state fatte alcune rettifiche, inserite delle rubriche, abbiamo preso un giornalista che invitando la gente a parlare in radio e non facendo le interviste fuori ha creato una grande vivacità proprio negli studi, ovviamente rinnovati, dipinti, con le scrivanie nuove. L'unica cosa che abbiamo tenuto è la vecchia poltrona del fondatore, di Alberto Levi, quella è storica, un po' consumata, ma l'abbiamo tenuta così. E quindi è partita questa avventura. Un'altra cosa importante, abbiamo cominciato anche a utilizzare i social media, quindi... Avete avuto riscontri positivi dai social network in assolutamente generale? Sì, assolutamente sì. Abbiamo con Facebook quasi 20.000 persone che ci hanno seguito, e soprattutto acquistando una piccola cinepresa e facendo dei video e mettendoli su Facebook, creato una specie di nuovo strumento di comunicazione che è visto moltissimo. Poi un'altra cosa importante è lo streaming. Molto importante, perché il problema delle radio è che le frequenze sono limitate, sono un fenomeno che fisicamente ha un limite molto preciso. Invece lo streaming, cioè l'utilizzo, la visione sul computer, permette di seguirla praticamente in tutto il mondo. In tutto il mondo, assolutamente. Per cui i miei amici viticoltori che vanno a vendere il vino in Canada ti possono guardare, mi guardano e mi dicono: ah, Claudio, ho visto in radio. No, ormai è fondamentale, no? Certo, perché voglio dire, qualunque tipo di radio un pochino più locale o TV locale o regionale, come può essere la GRP Televisione, che siamo in diretta streaming tra l'altro pure noi, quindi ci possono guardare non solo dal nostro bel Piemonte, ma paradossalmente da New York piuttosto che dall'altra parte del mondo. E questo porta la nostra bellissima provincia, il nostro bel Piemonte, anche al di là dell'oceano, che poi molto è fondamentale. Abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, nella prima puntata di Sfida Vincente, di come il marchio nostro del Made in Italy, in questo caso potrei dire Made in Cuneo piuttosto che Made in Piemonte, sia al terzo posto al mondo, no? A livello di marchio. Quindi vuol dire che quello che facciamo e quello che fanno poi le nostre piccole e medie imprese è fondamentale, perché rappresentano veramente questi giovani molto in gamba il futuro poi di questo paese. Giuliana, ci hai raccontato prima che cos'è Confindustria, insomma come opera, quali e chi sono gli associati. Mi piacerebbe però che adesso ci raccontassi quella che è la tua esperienza, perché io avevo partecipato a un convegno uno o due anni fa più o meno, e dove tu avevi raccontato la tua esperienza, che a me personalmente era piaciuta molto. Quindi mi piacerebbe se anche a questi giovani raccontassi, insomma, il tuo percorso di vita. Bene, sono 30 anni che, insomma, di lavoro quest'anno, e quindi non vorrei svelare la mia età, che... che sei giovanissima, quindi voglio dire, insomma, non è un problema. Ma insomma, facendo un rapido calcolo si capisce che, insomma, non sono proprio giovanissima. Al di là di questo, io ho iniziato a lavorare molto giovane, subito dopo il liceo classico, per motivi miei di famiglia, quindi pur essendo iscritta all'università ho dovuto incominciare ad essere autonoma economicamente, e quindi ho intrapreso questa carriera bancaria con, insomma, voi immaginate, una studentessa di liceo. Poi io ero una studentessa molto ligia, molto modello, molto, come dire, appassionata di lingue antiche. Mi sono trovata in questo posto dove non sapevo cosa fosse un bonifico, non avevo mai visto un assegno, non avevo, cioè, proprio idea di che cosa fosse una banca. E da lì, devo dire, a 19 anni, essendomi anche trasferita in un'altra città, ho capito che la vita delle donne non era così semplice nel mondo lavorativo, e ho subito questo primo shock che mi ha poi accompagnato per tutto il resto della carriera, facendomi tirare fuori le unghie in un mondo molto, molto ancora tradizionalmente maschilista, come era quello delle banche molti anni fa. In un mondo in cui io fondamentalmente non avevo gli strumenti per competere come avrei voluto con i miei colleghi. Ecco, questo shock ha poi determinato, appunto, come dicevo, un imprinting abbastanza aggressivo in tutto il resto della mia storia professionale,
qui ho capito che, insomma, a parte che nessuno ti regala niente, ma comunque le donne hanno necessità di mettere in campo non due, non tre, non quattro, ma io credo 10 volte l'energia, l'impegno che gli uomini devono mettere. So che questa cosa è impopolare sull'uditorio. Siamo le uniche due donne in puntata e non posso che, insomma, essere d'accordo, no? Assolutamente sì. E quindi, insomma, da lì io sono rimasta per una decina di anni in banca, facendo anche una discreta carriera, ma comunque sempre con questa idea di dover obbedire degli ordini che tante volte non condividevo, o dover applicare, insomma, delle metodologie, degli strumenti che io avrei diversamente elaborato. Da qui l'idea che, insomma, che arrivare ad essere la persona che decide, la persona che, non dico comanda perché è un termine che trovo orribile, ma che coordina, dava la soddisfazione in primis di poter risolvere le cose nelle quali tu vedi degli errori, delle difformità, delle cose che non vanno. Ecco, io credo che la molla che mi ha spinto e la soddisfazione più grande in questo momento che ho nell'occupare la posizione di direttore di Confindustria sia quella di poter fare le scelte che ritengo migliori, di correggere le cose che penso non vadano bene e di poter far nascere dalle persone che collaborano con me l'idea che il meglio è raggiungibile, che il bene si può fare e che anche i valori in cui crediamo, che sono valori poi universali e umani, possono essere concretizzati e applicati nel mondo del lavoro. Cioè il lavoro e la vita non sono due cose separate, sono la stessa cosa nella quale investire le nostre migliori energie e anche nella quale coltivare i valori in cui crediamo. Vorrei sapere da te cosa ne pensi di questi start-up in studio con noi questa sera, ma subito dopo un po' di pubblicità. Rimanete. Bene, cari amici, rieccoci, bentornati. Giuliana, cosa ne pensi di questi due start-up in studio? Beh, sono belli, sono una forza della natura. Io penso che fare impresa, iniziare a fare impresa in questo contesto, in questa congiuntura, sia qualcosa che si avvicina al miracolo. Io vedo tante idee, tanti giovani che hanno tante idee, che vengono anche da noi in associazione per capire se questa idea concretizzabile, fattibile, può avere un seguito. Ma pochi start-upper che abbiano la consapevolezza di che cosa vuol dire mettersi un'impresa. Cioè l'idea è fondamentale, ma è il minimo. È la base proprio. È la base. I giovani per loro natura hanno idee, hanno creatività, hanno questa mente pulita e fervida. Ma la vera difficoltà di fare impresa in Italia non è tanto quella di avere un'idea, ma quella di avere capitali per iniziare, a pagarsi un ufficio, pagarsi una rete internet, pagarsi una partita IVA, non solo, essere anche consapevoli di tutti gli adempimenti burocratici che appesantiscono un'impresa e anche consapevoli del fatto che si pagheranno tasse che sono talmente superiori a quelli degli altri paesi limitrofi, per cui restare in Italia, avere il coraggio di fare impresa in Italia in questi anni è veramente un'impresa, quindi tanta stima e anche tanta disponibilità per i giovani che hanno voglia di iniziare questo percorso, anche se in Piemonte c'è un tasso di imprenditorialità maggiore che nelle altre regioni italiane, quindi evidentemente c'è anche un DNA nostro. Sì, che è positivo, che comunque buono, no? Sì. Beh, questo non può che farci piacere assolutamente. Maurizio, quali sono le principali difficoltà che giornalmente riscontrate nella vostra attività? Sicuramente sono cambiate le difficoltà dai primi giorni in cui abbiamo aperto ad oggi, nel senso che i primi giorni la difficoltà più grossa era ad esempio trovare i clienti, perché chiaramente avevamo appena iniziato, avevamo bisogno di incassare fondamentalmente. Man mano che siamo andati avanti le difficoltà si sono molto spostate sulla gestione dei progetti e sulla gestione in generale del lavoro, perché siamo partiti inizialmente che appunto eravamo noi tre, ognuno gestiva se stesso, era molto semplice.
piano piano ci siamo ingranditi, abbiamo iniziato ad assumere le prime persone e lì diciamo la difficoltà si è spostata tra il gestire se stessi il proprio lavoro e gestire il lavoro di qualcun altro, sì. Che è stato uno scaglione molto impegnativo continuando però a dover gestire se stessi, esatto. Fortunatamente la giornata è 24 ore, l'abbiamo sfruttata più o meno tutte 24 per un buon anno intero, quindi abbiamo avuto molto tempo per imparare, sbagliare e imparare dai nostri errori. Attualmente le difficoltà in realtà si sono ridotte, nel senso che siamo tutti e tre molto contenti di quello che facciamo, ci piace un sacco, cioè coltiviamo la nostra passione lavorando, certo. Quindi penso che non ci sia un modo migliore di lavorare, appunto. E ci sono dei problemi, ma sono semplici, diciamo, necessità, esatto, ecco. del lavoro, nulla di invalicabile. Quindi siete ottimisti, tutti assolutamente. E tre. Anche voi? Sì. No. Non abbiamo motivi per non esserlo. Forse eravamo senza microfono. No, dicevo, non abbiamo motivi per non esserlo. Ecco, quindi vi vedo belli tonici, complimenti. Claudio, le tue maggiori difficoltà quotidiane invece? Sono d'accordo, nel tempo si spostano, perché all'inizio noi, non essendo a consulenza ma essendo a prodotto, all'inizio il vero problema è stato quello di consegnare un prodotto stabile. Mm-hmm. E poi pian piano, adesso avendo fatto solo due stagioni, la prima stagione il problema è stato quello di garantire un prodotto stabile, il secondo anno il problema è stato quello di garantire un prodotto stabile che facesse dei numeri molto più grandi, mm-hmm. rispetto all'anno prima, perché comunque abbiamo più che raddoppiato il numero di maestri attivi e scuole iscritte. Certo. E adesso stiamo affrontando dei problemi che sono un po' più dovuti alla crescita, cercando di mantenere dei ritmi comunque elevati. E, pienamente d'accordo, anche la parte burocratica si inserisce nei problemi quando meno te lo aspetti, perché ci sono molte iniziative che sono a volte facilitano, ma non sempre. Mm-hmm. E quindi bisogna sempre fare attenzione e far sì di seguire i propri clienti, il proprio progetto e tutto, ma dall'altra parte rischiare anche di non rimanere impantanati, quindi è divertente, perché non sai mai cosa ti aspetta cosa a fine aspetta? Giornata. Uno non ci sei, non ti annoia. Ecco. Assolutamente ecco. No. Claudio Rosso, che consiglio ti senti di dare a questi giovani? Ah beh, è una domanda difficile che mi fai, ma sicuramente di guardare avanti con fiducia, perché intanto già il fatto che abbiano realizzato quello che hanno realizzato è perché hanno un atteggiamento positivo e creativo, quindi non posso che augurargli di proseguire in questo modo. Sul fatto dell'impresa, pensavo mentre loro parlavano, c'è sempre un po' il problema, e anche avendo Giuliana Ciri vicino, il problema della grande e piccola impresa, nel senso che per esempio per me, quando l'impresa è un po' troppo piccola, trovo che resto inguaiato in una serie di situazioni, non riesco a delegare ad altri e ho meno tempo per studiare delle strategie. Quindi certo. È molto importante, secondo me, valutare bene la dimensione che si vuole. Se certo. Si vuole restare più piccoli, più grandi, valutarla nel modo giusto. Questa è una cosa a cui si pensa poco, ma va calcolata. Certo. Darei il microfono al nostro Davide Bosi, che anche lui è alla terza stagione di Sfida Vincente, sempre con noi, ci segue sempre. Adesso voleva fare una domanda alla dottoressa Cirio, prego. Quali sono gli aspetti positivi del suo lavoro? Quindi con l'industria. Sì. Grazie, una bella domanda, perché parliamo sempre di problemi, ma in effetti il lavoro è una grande fortuna. Già avere un lavoro è una grande fortuna, avere un lavoro che ci piace è una fortuna incommensurabile, proprio perché lavoro e vita non si separano, non si separano più. Gli aspetti positivi del mio lavoro sono tanti, innanzitutto quello di avere una squadra che lavora con me. E a differenza del lavoro in solitudine, il lavoro di squadra ti dà tanto tanto in più, proprio perché riesci, come dire, a coltivare dei rapporti che diventano dei rapporti di collaborazione che vanno al di là della colleganza, e riesci anche, come dire, a poter premiare chi veramente vale, chi veramente mette quel quid in più nel suo lavoro rispetto agli obblighi contrattuali, e riesci anche a correggere alcuni problemi che i tuoi colleghi possono avere, alcune difficoltà caratteriali, alcune solitudini tra virgolette, che lavorando tutti insieme si possono curare.
Quindi secondo me due le cose più belle: uno, poter lavorare insieme a una squadra, e due, quello di poter realizzare quello in cui credi nella maniera migliore in cui riesci a farlo. Adesso vi faccio anch'io una domanda: quali sono gli ingredienti del successo secondo te? Beh, secondo me dipendono molto dal contesto storico, e quindi non si possono separare dagli anni in cui viviamo, da questo 2017. Secondo me, e per la mia esperienza, l'ingrediente principale del successo è la capacità di adattamento, una roba darwiniana, insomma. Penso che ormai non sia più la conoscenza in senso assoluto, cioè non essere portatori di informazioni, di un patrimonio di conoscenze, perché ormai la conoscenza è diffusa ed è accessibile. Non è più neanche una questione solamente di coraggio, solamente di, come dire, di doti, queste, diciamo, caratteristiche più sottili, no? Mm-hmm. Che possono essere un po' la voglia di far carriera, un po' la voglia di emergere, un po' la capacità di avere relazioni, perché non bastano più neanche questo. Che cosa serve? Serve capire che siamo in un contesto che cambia ogni giorno, del quale non possiamo avere il controllo, perché ormai abbiamo talmente tante informazioni che non sono assolutamente elaborabili, e quindi il potersi collocare in tutti i momenti, in quel posto dove serve che tu sia, a fare le cose che servono in quel momento lì e nel modo in cui servono. Quindi una duttilità, una capacità di adattamento e anche un'empatia, quindi un tipo di intelligenza che racchiuda queste caratteristiche. Assolutamente condivisibile. Ragazzi, come vi vedete fra 10 anni? Maurizio. Difficile rispondere, nel senso che 3 anni fa non mi sarei riuscito ad immaginare di vedermi così fra 3 anni, immagino neanche i miei due soci, quindi vedersi fra 10 anni io trovo difficile rispondere. Magari se voi avete una risposta più pronta passo la palla. Quello con un po' di ore di sonno sul gruppo. E com'è che questi startup non dormono? Cioè voi lavorate 24 ore su 24? E purtroppo è il problema che veniva evidenziato poco fa: quando non si può delegare bisogna fare, il problema è che... Bisogna farlo. Cosa vanno fatte l'hanno fatto, purtroppo, quindi... Per crescere l'azienda. Eh sì. Io ho smesso di farmi questa domanda perché per esperienza personale non saprei rispondere. Quando ho finito di studiare mi trovavo a Parigi, e avevo già un contratto orale, non scritto, quindi non conta niente, per andare a lavorare in Germania per una grossa società di computer. Quella società, ed ero tra l'altro uno tra i primi ad aver ricevuto un accordo lavorativo, quella società ha dovuto licenziare 28.000 dipendenti in tutto il mondo, e quindi 28.000. E tra l'altro ha proprio sconvolto il mio mondo, perché non avevo praticamente più cercato lavoro perché avevo già un accordo. Certo. E allora ho capito che bene o male in quel contesto avrei dovuto contare su di me, e quindi ho smesso di farmi queste domande. Bene, cari amici, siamo giunti, passa sempre troppo in fretta, non smetto mai di dirlo, alla fine della nostra sfida vincente della serata. Quindi ringrazio molto gli ospiti di questa sera, che sono stati Claudio Rosso, imprenditore sia dell'azienda agricola che in rappresentanza di Radio Alba. Grazie Claudio per essere stato con noi. Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo, grazie anche a te Giuliana per essere stato con noi e aver scelto queste pillole che per questi giovani, secondo me, sono veramente pillole di vita fondamentali. E ringraziamo gli start-upper di Shender, non mi ricordo tutti e tre i nomi, quindi vi ringrazio così, e Claudio Petrarulo, CEO startupper di Improving Me. Ma cari amici, come sempre chiudiamo con la nostra pillola di creatività, questa sera detta da Reid Hoffman, che è l'attuale presidente e cofondatore azionista di controllo della LinkedIn, che disse: tutto nella vita implica un rischio, e quello che bisogna imparare in realtà è come riuscire a navigarlo. Bene, vi ringrazio, vi saluto, come sempre vi do appuntamento la prossima settimana con un'altra entusiasmante sfida vincente. Ciao.